Buonasera a tutti e benvenuti. Stasera è una serata importante e molto significativa. Il recente dibattito, infatti, sulla conservazione e la tutela dello Stadio Berta di Firenze, oggi Artemio Franchi, rende questo nostro incontro particolarmente importante e suggestivo. Importante perché, oltre ad avere buone speranze che il famoso complesso sportivo sia finalmente salvato e non smontato pezzo per pezzo, come alcune fantasiose idee proponevano, suggestivo perché parlare di nervi vuol dire viaggiare a cavallo del Novecento, considerata l'attività del grande progettista che a partire dagli anni 20 arrivò a lambire gli anni 80. Se pensiamo che una delle sue ultime opere, la chiesa romana dedicata a San Gasparo del Bufalo, fu terminata quasi postuma e la Biblioteca Civica di Verona fu inaugurata nel 1980, un anno dopo la sua morte che avvenne nel 79. Ma Luigi Nervi introduce un altro tema, che è quello che in questi anni, in questi ultimi mesi, abbiamo molto dibattuto ed è stato all'interno di tanti eventi di thinking, quello del restauro e della conservazione delle opere del Novecento. Questo argomento fu affrontato, tra l'altro, in un importante convegno ad Ancona nel febbraio dell'81, dedicato proprio alla sua figura. In quell'occasione c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito dello storico dell'architettura Guglielmi, che tra l'altro ha definito in un suo articolo il poeta del cemento armato, definito così Pierluigi Nervi. In effetti Nervi fu affiancato da molti critici all'architetto Le Corbusier, con il quale tra l'altro collaborò non tanto per le implicazioni formali o contenutistico della loro opera, ma per le condizioni sociali, economiche e culturali nelle quali i due si trovarono ad operare. Una personalità perciò quella di Nervi, che affonda profonde radici già negli anni 20 e 30 del Novecento, dove gli ufficiali interessi ideologici volti al monumentale sembravano lasciare poco spazio ad una ricerca strutturale, intesa come espressione progettuale all'interno del complesso dibattito sull'architettura del periodo. Sappiamo che la risposta nerviana fu per l'epoca clamorosa, direi proprio clamorosa e rivoluzionaria, proprio tramite la realizzazione dello Stadio Comunale di Firenze tra il 30 e il 32 e le straordinarie famosissime aviorimesse di Orbetello, realizzate tra il 35 e il 39, dove la struttura divenne, forse, oserei dire, per la prima volta dopo il barocco architettura. Fuori perciò dall'antica dicotomia, dove lo spazio agibile era ricavato da sempre come un tamponamento della stessa struttura portante. Un altro aspetto dell'opera di Nervi riguarda la sperimentazione, proprio il laboratorio con modelli complessi, quale strumento di progettazione, ricordando i principali passi fatti fino all'innovazione che Nervi utilizzò proprio nell'uso del cemento armato a quasi 100 anni dalla sua invenzione. A proposito di questo, poi sicuramente Elisabetta Maggiota Nervi sarà molto più precisa di me, il figlio ingegnere Mario, che dopo la morte prematura del fratello architetto Antonio, aveva raccolto l'eredità dello studio paterno, ricordava come egli amasse, scusate, definirsi ingegnere o costruttore, oppure più specificatamente strutturista, mai architetto. Queste precise parole sono il documento più vero della distanza da una certa ottusa critica alla sua opera, che negli anni 50 interpretava solo in fase formale ed estetica alcune delle più belle esperienze strutturali di quegli anni. Vedi il progetto della stazione centrale di Napoli del 54 e quello per l'aeroporto Leonardo da Vinci del 57, che diede avvio per un equivoco legato in particolare all'interpretazione delle finiture strutturali alla cosiddetta architettura dei geometri, per l'uso improprio del cemento, cosa che tra l'altro interessò forse ancora di più l'opera di Le Corbusier. Personalmente ho avuto modo di conoscere il metodo di Nervi accostandomi un po' al problema del restauro del grattacielo Pirelli tramite la professoressa Crippa, che è stata anche lei ospite in uno dei convegni che c'è stato qui a Thinking. La fondazione
che stasera è protagonista, è dedicata a Pierluigi Nervi, è stata fondata nel 2008 ed è ormai un'importante realtà che ha come scopo la divulgazione dell'opera del maestro, affiancando realtà internazionali rivolte soprattutto alla formazione dei giovani studenti, anche tramite la gestione del ricco archivio che è stato donato al Politecnico di Milano, oltre a segnalare e tutelare i lavori che ancora oggi costituiscono la storia della cultura tecnica e creativa della nostra grande storia, direi. Oggi più che mai bisognosa di essere conosciuta e l'Ordine degli Architetti di Varese è ben felice di partecipare a questo compito insieme a tutti i suoi iscritti. Vi ringrazio e volevo passare la parola a Elena Brusa Pasquale, il nostro presidente, per anche lei fare una breve introduzione su questo importante evento. Grazie, grazie soprattutto ad Angela Baila per aver organizzato questo bellissimo evento, grazie a Elisabetta Margiotta Nervi, a Cristiana Chiorino, grazie a Milan, veramente grazie perché è bellissimo questo incontro di oggi perché non è soltanto un momento formativo o informativo, è qualcosa di più per il nostro ordine. L'opera di Pierluigi Nervi è stata recentemente oggetto di una grande attenzione mediatica. Grazie alla mobilitazione di architetti, ingegneri e opinion leader di provenienza nazionale e internazionale per la salvaguardia degli stadi. Il Franchi di Firenze e il Flaminio di Roma, progettati da Nervi, lo stadio anche poi, se vogliamo parlare di San Siro, progettato nel 25 da Ulisse Stacchini e Alberto Cugini, e poi lo stadio progettato da Gianni Mantero negli anni 30, rischiano di non poterli vedere più, perché con l'emendamento del 2 settembre è stato pensato inizialmente per lo stadio Franchi di Firenze e c'è in atto un progetto di demolizione complessiva e ricostruzione di un nuovo impianto sportivo del tutto avulso dal preesistente e ci sono anche progetti di demolizione e ricostruzione ex novo di tutti gli altri stadi citati. Questa è una cosa grave. Che nell'emendamento del governo soprattutto sia scritto che ai fini testimoniali si può procedere alla conservazione o, state attenti al termine, riproduzione, anche in forme e dimensioni diverse da quelle originali, per alcuni specifici elementi strutturali, architettonici e visuali. Io non ridisco, cioè vorrebbe dire che si può trasformare tutto a piacimento secondo una nuova categoria concettuale. L'ossimoro di una conservazione basata sulla trasformazione. Bene, desidero ricordare l'articolo 9 della Costituzione, dove c'è scritto che è la Repubblica a tutelare il patrimonio storico-artistico della nazione e innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che l'interesse della tutela è prevalente rispetto a interessi economici e funzionali. E anche l'Ordine di Varese si è mosso. Unitamente al presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, architetto Pier Matteo Fagnoni, si è impegnato con lettere, articoli e con dichiarazioni pubbliche a livello nazionale per mettere in luce la genialità progettuale di Pierluigi Nervi, il valore storico-architettonico di questi capolavori dell'architettura novecentista e per ricordare anche il valore culturale di un intervento progettuale che è un capolavoro della modernità. In un'ottica di riuso senza demolirne il significato architettonico e ingegneristico. Per questo motivo, a febbraio sono stata con l'architetto Fagnoni a visitare lo stadio Franchi di Firenze. Pura emozione. La visita è stata organizzata insieme anche a una studentessa laureanda del Politecnico di Milano e al suo professore di Varese, ingegner Riccardo Aceti, per i quali io e Fagnoni siamo stati invitati a titolo personale a seguire e aiutarlo nei lavori di tesi. E è collegata con noi questa sera anche l'architetta Monica Fantampié del Comune di Varese, responsabile della manutenzione dello Stadio Franchi, che ci ha fatto da guida a visitare. Abbiamo fotografato tutto quello che potevamo fotografare perché è di una bellezza straordinaria. Bene, è collegata anche l'architetto Magrini dell'Ordine di Firenze, che saluto e ringrazio per la collaborazione e l'impegno profuso. Perché non era possibile per Pier Matteo Fagnoni essere presente questa sera. Abbiamo visitato anche tutti insieme la bellissima mostra di Nervi alla Manifattura Tabacchi, con tutti i modelli delle strutture dei principali progetti del grande ingegnere
che noi amiamo tutti. Sempre da Varese, tra le numerose petizioni lanciate negli ultimi mesi per la salvaguardia delle opere di Nervi, non voglio dimenticare quella promossa da Tommaso Montanari, storico dell'arte e opinion leader, durante la conferenza di Thinking Varese a metà settembre, proprio dopo l'uscita dell'emendamento. Bene, vi ringrazio di avermi lasciato fare questo discorso, perché per me è molto importante per l'ordine degli architetti che rappresento, e quindi voglio passare la parola a Elisabetta Margiotta Nervi, ringraziandola tantissimo della sua presenza qui oggi con noi. Grazie Elisabetta. Volevo passare, appunto, come diceva, la parola a Elisabetta Margiotti Nervi, storica dell'arte con esperienza internazionale e nipote proprio di Pierluigi Nervi, e responsabile dell'associazione. E poi avremo la dottoressa Cristiana Chiorino, architetto e dottore di ricerca in storia dell'architettura, che collabora con l'associazione e si occupa proprio della consulenza e della tutela dell'eredità culturale dal patrimonio delle opere di Nervi. In seguito c'è Massimiliano Milan, che invece ci parlerà di tutto l'intervento che è stato fatto sulla manifattura tabacco. Passo la parola proprio a Elisabetta Margiotta Nervi, la ringrazio tantissimo della sua partecipazione. Buon ascolto a tutti. Buonasera, eccoci, ringrazio veramente tantissimo l'Ordine degli Architetti di Varese di aver organizzato questa conferenza, che ci trova riuniti appunto a parlare di Pierluigi Nervi, di quello che noi stiamo facendo per conservare la sua eredità culturale, della committenza industriale di Pierluigi Nervi, che è stata vasta e diffusa su tutto il territorio italiano, per poi appunto concentrarci alla fine su un'opera che per molti versi è proprio caratteristica della produzione industriale di Pierluigi Nervi, che è la manifattura tabacchi di Bologna. E, appunto, io inizio questa piccola panoramica sulle nostre attività semplicemente appunto parlandovi un pochino di quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Quindi, come già era stato detto appunto da Angela prima, siamo nati nel 2008 e appunto quindi sono 13 anni che svolgiamo la nostra attività. Nel corso di questi 13 anni abbiamo sviluppato un network di contatti e collaborazioni internazionali che ci hanno portato a trovare diverse occasioni di scambio, di arricchimento, di studio, di ricerca appunto sulla figura, sulla personalità e sulle opere di Pierluigi Nervi. Questo appunto network che ha dato questi risultati così ricchi l'abbiamo appunto poi cercato di trasfondere in una serie di attività didattiche, di disseminazione, che appunto hanno come scopo quello di rendere più conosciuta questa personalità, che è stata una personalità dai molteplici aspetti, come poi vi dirò più in là, e poi non ultimo, ed è appunto un tema di grande attualità, appunto la conservazione delle opere proprio esercitata nel senso di una difesa della tutela del patrimonio. E quindi appunto noi siamo stati, residiamo in Belgio per una ragione molto banale, perché appunto con Marco, che è appunto nipote di Pierluigi Nervi, che è mio marito, che era appunto Pierluigi Nervi era il nonno di mio marito Marco, che a sua volta è figlio di Mario Nervi, che è stato appunto dei tre figli che hanno lavorato con il padre, con Pierluigi, nello studio, nell'impresa, appunto Nervi era l'ingegnere, appunto, mentre poi c'era appunto Antonio che era architetto e anche Vittorio che era architetto, però si occupava sostanzialmente anche dell'impresa e dell'immobiliare, che era parte di questo insieme nel quale appunto Pierluigi Nervi ha esercitato la sua attività. Abbiamo iniziato il nostro percorso perché appunto nel 2009 ricorreva il trentennale della scomparsa di Pierluigi Nervi e abbiamo voluto
diciamo, riattivare l'attenzione sull'opera di Pierluigi Nervi, appunto dando vita a questa esposizione che ha il titolo Pierluigi Nervi, architettura come sfida, che è stata in effetti la prima grande retrospettiva internazionale su Pierluigi Nervi. Però bisogna sapere che Pierluigi Nervi è una figura molto importante ed interessante perché è una figura anche e soprattutto molto complessa. Ingegnere di formazione, è stato soprattutto ovviamente anche costruttore, perché non solo ha progettato la maggior parte delle opere che appunto gli sono attribuite, ma le ha anche costruite dove gli era possibile. Ed è quindi da questo punto di vista già interessante, ma questo non è l'unico ambito di attività di Pierluigi Nervi, perché Pierluigi Nervi ha anche insegnato, ha anche svolto sperimentazione, prima in seno ai laboratori sperimentali del Politecnico di Milano e Politecnico di Torino, per poi andare a essere uno dei fondatori, dei creatori del laboratorio ISMES di Bergamo, dove nel dopoguerra, dal dopoguerra in poi si sono svolte alcune importantissime e importantissime sperimentazioni, non solo sulle opere di Nervi stesso, ma anche grandi opere internazionali, come per esempio la diga di Assuan. È stato anche Pierluigi Nervi uno scrittore, ha scritto moltissimo sotto varie forme, saggi, articoli, interventi in conferenze internazionali, ed è stato soprattutto anche importante per il vastissimo epistolario che appunto ha costellato la sua opera. Lui intratteneva relazioni epistolari con figure anche a volte impensate, come il cancelliere di Willy Brandt, come Arturo Toscanini, del quale era un grandissimo fan, oppure ad esempio anche un chimico in Germania che gli era stato segnalato da Otto Frei, al quale Pierluigi Nervi scriveva per ottenere da lui delle fotografie, per esempio, di organismi monocellulari che poi lui utilizzava come ispirazione per le proprie strutture. Quindi è una figura complessissima che ha segnato il Novecento e che quindi abbiamo voluto raccontare il più possibile a tutto tondo. Quindi la mostra è stata curata da un comitato scientifico internazionale presieduto dal professor Carlo Ormo e si avvalsa della collaborazione di moltissime università e archivi, come ad esempio l'OXAC di Parma, il Maxi di Roma, dove sono appunto conservate la maggior parte dei disegni di progetto e anche appunto del vasto epistolario, e quindi abbiamo realizzato questa mostra che ha avuto in tutto 10 tappe in giro per l'Europa. Qui avete alcune immagini che sono tratte: la prima in alto a sinistra è l'allestimento al Maxi di Roma alla fine del 2010, accanto invece a destra in alto abbiamo l'allestimento presso la Scuola Reale di Architettura a Copenaghen, sotto ancora di nuovo una immagine a sinistra dell'allestimento romano con visibile il modello del palazzetto dello sport di Roma, e invece accanto in basso a destra il padiglione C di Torino Esposizioni, dove nel 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, siamo riusciti a portare Nervi dentro Nervi, quindi ad allestire la mostra appunto all'interno di un'opera di Pierluigi Nervi stesso. Della tappa di Torino vi parlerà sicuramente poi dopo Cristiana Corino nel suo intervento sulla committenza industriale, perché in effetti quello che abbiamo cercato di fare con questa mostra, era possibile, dove ne avevamo l'occasione, di creare appunto degli approfondimenti che in qualche modo toccassero l'attività di Nervi nel luogo dove allestivamo la mostra e ne illustrasse un aspetto appunto caratterizzante, come è stato per esempio per il Maxi di Roma, dove appunto abbiamo allestito la mostra dedicata ovviamente ai
alla celebrazione della ricorrenza dei 50 anni delle Olimpiadi del 1960, per la quale, come sapete, Pierluigi Nervi ha realizzato la maggior parte delle strutture. E invece, appunto, come detto, a Torino l'approfondimento era dedicato appunto alla committenza industriale. L'allestimento che voi vedete è stato curato da Alessandro Colombo e Paola Garbuglio, che sono anche membri della nostra associazione, ed è quello che poi ritroverete nel laboratorio Nervi-Aleco, come poi vi dirò più tardi. La caratteristica di questo allestimento era appunto raccontare il percorso creativo di Pierluigi Nervi tramite 12 opere emblematiche, che appunto raccontassero le varie fasi dell'attività di Pierluigi Nervi, e con l'utilizzo di un plastico che raffigurava, anzi più che un plastico era un modello, come poi vi dirò più tardi, che rappresentava appunto l'opera, disegni originali, e poi questo ricco corredo fotografico che è abbastanza straordinario. Abbiamo detto che Pierluigi Nervi si identificava, si vedeva soprattutto come un costruttore, cioè non solo chi progetta un'opera, ma anche chi la costruisce, e si vedeva sicuramente nel solco dei grandi ingegneri costruttori che hanno caratterizzato la storia dell'architettura italiana. E non è un caso quindi che esista questo straordinario corredo fotografico delle immagini di cantiere che appunto scientemente, con metodo, Pierluigi Nervi ha messo insieme, fotografando meticolosamente lo sviluppo dei cantieri a partire proprio dalle prime opere. Quindi appunto in mostra siamo riusciti ad inserire questi montaggi fotografici che in una sorta di time-lapse raccontano lo sviluppo del cantiere fino all'opera finita. E un altro appunto aspetto importantissimo di questo lavoro di ricerca, di preparazione che abbiamo realizzato per la mostra sono i modelli in scala realizzati dal Nervi Lab, che era appunto il Nervi Virtual Lab, appunto costituito dal professor Francesco Romeo dell'Università La Sapienza di Roma, e che appunto ha fatto un'operazione interessantissima di reverse engineering, modellando appunto matematicamente le strutture di nervi e utilizzando da un lato ovviamente i dati ottenuti per appunto approfondirne la conoscenza e la ricerca, che poi si sono riversati ovviamente nei testi che abbiamo redatto per la mostra, e poi invece appunto ovviamente questa modellazione matematica è stata trasposta nella prototipazione rapida di questi edifici che appunto vengono appunto mostrati ovviamente in parte anche come vedete con delle sezioni, proprio per spiegare appunto lo sviluppo appunto della struttura che le caratterizza. Un'altra cosa importantissima che abbiamo realizzato per la mostra e che sicuramente anche col senno di poi trovo estremamente preziosa è stata questa grande campagna fotografica che abbiamo fatto realizzare delle opere ovviamente oggi esistenti di Pierluigi Nervi da Mario Carrieri, che è uno dei grandissimi fotografi italiani, appunto, che sa fotografare il cemento, come vedete, in maniera assolutamente straordinaria. Ed è perché è stata una cosa molto importante, ma perché soprattutto la conoscenza visiva, appunto l'immaginario fotografico che caratterizzava, stiamo parlando, come vi dico, 2009, quando abbiamo iniziato a progettare la mostra, erano soprattutto foto d'epoca delle strutture di Nervi. E questo le allontanare in qualche modo da noi. E noi abbiamo invece creduto che fosse importante rifotografare le opere di Nervi, proprio per calarle nel presente e trasmettere questo appunto ancora straordinaria potenza espressiva che ancora racchiudono, e questo utilizzo veramente straordinario di un virtuosismo estremo del cemento armato, che appunto è trattato con estrema eleganza e finezza fin nei minimi dettagli, e le fotografie di Mario Carrieri sicuramente rendono giustizia alla grande sapienza appunto di Pierluigi Nervi.
Quindi questa grande mostra che ha avuto queste diverse tappe e che appunto che si sono via via arricchite poi di conoscenza, per esempio segnalo anche la tappa che abbiamo realizzato a Mantova, dove è stato soprattutto presentato in mostra appunto lo straordinario edificio che è la Cartiera Burgo a Mantova, che tra l'altro proprio a seguito della mostra poi è stata posta sotto tutela e ha vissuto adesso anche un felicissimo restauro che l'ha recuperata appunto allo splendore originario. Da questo percorso che abbiamo realizzato con la mostra siamo arrivati a individuare poi le attività che contraddistinguono insomma quello che noi facciamo ancora oggi. Si possono dire individuare tre filoni nei quali appunto ci muoviamo e cerchiamo di portare avanti la missione della nostra associazione, che è quella proprio di promuovere l'eredità e l'opera di Pierluigi Nervi. Sono sostanzialmente tre filoni. Da una parte la pubblicazione degli scritti, ripubblicare gli scritti di Pierluigi Nervi. Dall'altra l'impegno, e questo è veramente un argomento centrale per noi, per la tutela dell'opera di Pierluigi Nervi, e ovviamente poi le attività didattiche di disseminazione che si collegano appunto soprattutto al secondo punto. E qui vi voglio brevemente illustrare un po' i punti salienti per ognuna di queste tre attività. Sicuramente una cosa molto importante che siamo riusciti ad ottenere è stata la ripubblicazione di un libro iconico di Pierluigi Nervi, che è appunto Aesthetics and Technology in Building, che è stato appunto pubblicato nel 64 da Harvard University Press, racchiudendo le lezioni tenute da Pierluigi Nervi a Harvard nell'ambito delle Charles Eliot Norton Lectures. Voi appunto forse saprete, ma le Charles Eliot Norton Lectures è una cattedra di poesia. In effetti le famosissime lezioni americane che avrebbe dovuto tenere Italo Calvino, poi purtroppo non gli è stato possibile, erano proprio appunto da tenersi nell'ambito appunto di questa Chair of Poetry di Charles Eliot, dedicata a Charles Eliot Norton. Ed è quindi straordinario che venga chiamato negli Stati Uniti Pierluigi Nervi a parlare della propria opera nell'ambito di una cattedra che si occupa di poesia. Ecco, questo già vi dà un'idea della notorietà, dell'importanza, non solo nell'ambito proprio puramente architettonico, ma proprio anche culturale, che Pierluigi Nervi ha rivestito nel Novecento internazionale. Diciamo che questa occasione è stata un po' la consacrazione della statura culturale appunto di Pierluigi Nervi, altro architetto che ha tenuto appunto le Charles Eliot Norton Lectures è stato Mies van der Rohe, e quindi la dice anche lunga su quella che è come veniva visto appunto questo ingegnere era riuscito veramente a colpire l'immaginario anche collettivo di tutto il mondo. Era definito per esempio The Wizard of Cement, il mago del cemento. E quindi ecco, è veramente era secondo noi importante rieditare questo libro, che ovviamente era già fuori stampa da moltissimo tempo, e ovviamente l'abbiamo fatto realizzando una riedizione critica con un apparato critico molto importante che appunto ha riportato all'attenzione internazionale questo scritto molto importante di Nervi. Ma al lato di questo abbiamo cercato di favorire la pubblicazione di anche altri scritti che erano oramai introvabili o comunque forse non aggiornati con appunto un apparato critico che li rendesse anche più comprensibili e più fruibili anche per gli studenti o appunto per gli interessati, per gli studiosi anche oggi, come per esempio i libri realizzati da Gabriele Nere su appunto Arte e Scienza del Costruire, oppure tutti gli scritti che sono stati appunto editati in varie riviste che Gabriele Nevi ha riunito e presentato in un'edizione critica molto interessante per Città Studi.
E poi ovviamente il tema centrale, che anche un po' è stata l'occasione per incontrarci questa sera, la tutela dell'opera di Pierluigi Nervi. Vi ho già detto come abbiamo cercato appunto sin da subito di essere attivi in questo senso, e appunto ho citato la Cartiera Burgo. Per esempio, la Cartiera Burgo siamo stati noi a proporre il vincolo relazionale per la cartiera, appunto a seguito della nostra mostra nel 2012. Abbiamo appunto, stiamo ancora cercando di seguire da presso le vicende di due importantissime opere di Pierluigi Nervi, che sono Torino Esposizioni e Palazzo del Lavoro, tutte e due purtroppo a Torino, e tutte e due dico purtroppo perché si trovano in uno stato insomma, di abbandono e di cioè, mancanza di utilizzo. Ecco, questo è purtroppo il grande dilemma. Cosa fare di queste strutture? Ne parleremo poi magari brevemente anche dopo, però quello che volevo dire è che appunto cosa fare di queste strutture e come accostarsi al recupero di queste opere di Pierluigi Nervi, che sono delle opere appunto di dimensioni notevoli, una scala monumentale la maggior parte delle volte, oppure con delle destinazioni d'uso che oramai non sono più appunto quelle che si possono implementare, come ad esempio appunto l'edificio di manifattura Tabacchi, del quale appunto parleremo poi tra poco. E per quello che appunto riguarda questo tipo di attività, ovviamente la cosa che a noi ci sembrava importante era cercare di diffondere una cultura di progetto intorno al recupero di queste strutture. E una cultura di progetto intorno al recupero di queste strutture passa sicuramente attraverso la realizzazione di un piano di conservazione. Il piano di conservazione, che ovviamente vi segnalo perché è quello che siamo riusciti a realizzare recentemente e che ci ha molto impegnato, è stato appunto quello dello Stadio Flaminio di Roma, che è stato appunto reso possibile da un grant della Getty Foundation nell'ambito dell'iniziativa Keeping It Modern, e che ha consentito appunto a un gruppo che si è costituito con appunto noi come diciamo promotori iniziali, ma poi soprattutto come protagonisti principali, La Sapienza di Roma e Docomom Italia, che sotto la guida del professor Francesco Romeo hanno realizzato un lavoro straordinario al quale noi abbiamo cercato poi di dare il nostro contributo, soprattutto con la disseminazione. Sembra, e anzi siamo certi, che il piano di conservazione che abbiamo presentato appunto in Campidoglio quest'autunno verrà utilizzato nel recupero del Flaminio, che ci assicurano dal Comune di Roma dovrebbe essere imminente. Ed è uno strumento preziosissimo perché proprio guida diciamo, l'ordinamento delle priorità e delle criticità nel recupero conservativo di un progetto o di una struttura come quella di Pierluigi Nervi, preparandoli ad accogliere un riutilizzo ovviamente contemporaneo. Quindi progettare integrando il recupero di un'opera come questa in maniera rispettosa, però appunto anche aprendo al presente. Sono opere che devono vivere nel presente. Non è mai stato l'obiettivo della nostra associazione il voler musealizzare queste strutture. Sono delle strutture che devono vivere nell'oggi, ed è quindi appunto il piano di conservazione consente proprio di realizzare questo percorso. E in effetti arriviamo poi appunto ad un altro grande malato, diciamo così, nell'ambito degli stadi realizzati da Pierluigi Nervi, che è lo Stadio Franchi di Firenze, che sicuramente è uno stadio che ha bisogno di essere restaurato e riportato nell'oggi. Con ovviamente però una condizione che è imprescindibile, che è quella del rispetto della struttura realizzata da Pierluigi Nervi. Ed è proprio per difendere questo, il rispetto della struttura, e salvarlo da questo
articolo 55 bis, che è stato purtroppo lo scorso anno approvato dal Parlamento e che dà una visione distorta, in certi modi anche quasi grottesca, di come si debba affrontare il riutilizzo di opere di questa qualità, noi abbiamo appunto portato avanti una campagna che si è svolta in collaborazione con tantissimi altri soggetti, perché la cosa importante quando si realizza una campagna di difesa è quella di fare squadra, cioè non cercare di trovare appunto sponde nella compagine sociale e anche politica del paese per appunto creare il consenso e la convinzione che poi può portare a una tutela efficace. Quindi ovviamente il nostro sostegno è andato alla sovrintendenza assieme a istituzioni come per esempio il FAI, che è stato uno dei primi paladini a spada tratta della difesa dell'intoccabilità, diciamo, nel senso di preservare quello che è stato realizzato da Pier Luigi Nervi appunto per lo Stadio Franchi. Poi ovviamente, come già è stato ricordato, gli ordini degli architetti, il Consiglio Nazionale degli Architetti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri e ovviamente chiunque in ambito nazionale e internazionale fosse pronto a difendere l'opera di Nervi. Quindi questo credo ci sia riuscito abbastanza bene, lo raccontiamo su questo sito che voi potete andare a consultare, che è appunto salviamoilfranchi.org, dove potete trovare anche nella sezione news tutta la cronistoria delle varie fasi che ci hanno portato tutti insieme a difendere appunto l'opera di Nervi. E adesso staremo a vedere appunto quello che succederà. È di oggi una notizia molto bella che non so, appunto, forse la comunico per chi non avesse ancora appunto saputo, ma è notizia di oggi, lo leggo su Repubblica Firenze, che l'impianto potrebbe essere, anzi sarà, si spera, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, come grande attrattore culturale. È una grande vittoria, perché questo significa ovviamente che ci saranno i fondi pubblici per recuperarlo. Ora però bisogna sicuramente cercare di farlo bene. Noi abbiamo messo a disposizione del Comune di Firenze il know-how che è stato acquisito durante la realizzazione del piano di conservazione del Flaminio, che in molti versi si può replicare sicuramente per l'impianto fiorentino. Staremo a vedere, insomma, noi siamo in prima linea nel dare il nostro contributo e così vigilare affinché tutto si svolga come promesso. Un'altra attività, e concludo con questa ultima sezione delle attività che appunto contraddistinguono la nostra associazione, è l'attività didattica e di disseminazione, come vi ho detto. E ovviamente il fulcro della nostra attività è il laboratorio Nervi, del quale vi parlo adesso a breve, però già nel 2012 abbiamo realizzato un concorso con il Ministero della Pubblica Istruzione che si chiamava Costruire Correttamente, che era appunto un concorso nazionale per le scuole, quindi destinato a un pubblico forse che non è quello solito dell'architettura e dell'ingegneria, appunto cercando di portare, a mettere a conoscenza di appunto un pubblico un po' insolito quelli che sono i principi dell'architettura e dell'ingegneria, così come sono declinati nell'opera di Pierluigi Nervi. È stato un concorso che ha avuto molto successo e ha portato alla realizzazione di un sito che appunto si chiama costruirecorrettamente.org, dove ancora potete trovare i materiali di approfondimento molto belli che sono stati realizzati per il concorso. Nostro obiettivo sarà quello poi di sviluppare questa piattaforma con questi materiali e renderli una piattaforma di apprendimento permanente per le scuole. È uno dei prossimi, diciamo così, progetti della nostra associazione. E arriviamo appunto per concludere al laboratorio Nervi, che è questo ambito fisico e virtuale nel quale ci muoveremo, speriamo, nei prossimi anni,
che è nato da un accordo che abbiamo siglato con il Politecnico di Milano, nel quale appunto abbiamo donato i materiali della mostra Pierluigi Nervi Architettura come sfida, che avete potuto vedere appunto prima nella mia presentazione, li abbiamo donati appunto al Laboratorio Nervi, che è un padiglione che si trova sul campus di Lecco del Politecnico, nel quale appunto verrà allestita la mostra Pierluigi Nervi Architettura come sfida, e questo diciamo allestimento fisico sarà un po' il centro di attrazione per una serie di attività didattiche e di ricerca che verteranno sostanzialmente sul recupero e la valorizzazione dell'architettura del Novecento, con una particolare attenzione, come potrete immaginare, alle strutture in cemento e in cemento armato. Abbiamo già al nostro attivo due summer school che si sono tenute nel Laboratorio Nervi, una nel 2018 e un'altra nel 2019, dove abbiamo appunto portato i partecipanti alla summer school a confrontarsi con un piccolo gioiello di Pierluigi Nervi, che è la piscina Mincio, che si trova a Milano, e dove appunto abbiamo un po' fatto esercizio di quelli che sono le fasi di preparazione di un piano di conservazione, di recupero per un'opera appunto di Pierluigi Nervi, come in questo caso un'opera anche minore, quindi per far vedere proprio come questo tipo di approccio si possa applicare non solo ai grandi monumenti dell'architettura, ma ci si auspica che appunto entri nella cultura di progetto e si possa applicare a tutto il recupero del patrimonio del Novecento sul territorio italiano, che appunto è a volte di grandissima qualità, anche magari se non a firma di personalità importanti. Io concludo attirando insomma la vostra attenzione al fatto che abbiamo un sito che si chiama pierluiginervi.org, dove potrete vedere, ritrovare un po' tutto quello che vi ho raccontato, ovviamente trovare anche aggiornamenti sulla nostra attività. Cosa c'è nell'avvenire della nostra associazione? Beh, sicuramente il Laboratorio Nervi, come vi ho detto, ci crediamo moltissimo nella collaborazione con il Politecnico di Milano, e ci riproponiamo appunto di realizzare un'attività didattica molto variegata ed importante, e poi anche un grande sogno, che è quello che ci ha animato subito già dagli inizi dell'attività della nostra associazione, che è quella di far entrare Pierluigi Nervi, le opere di Pierluigi Nervi, nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. È un progetto che speriamo di realizzare, sul quale ci stiamo concentrando, per dare insomma il giusto ruolo che spetta appunto a questo grande ingegnere, architetto, professore universitario, scrittore, ma soprattutto costruttore, che è stato Pierluigi Nervi. Io vi ringrazio, vi lascio con Cristiana Chiorino, che riprende un po' da dove, ecco, appunto io finisco, per parlarvi della committenza industriale di Pierluigi Nervi, che ci porterà poi a confrontarci con la struttura del quale ci parlerà Massimiliano Milan, che è la Manifattura Tabacchi di Bologna. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Vedete lo schermo? Sì, mi confermate? Sì, vediamo. Tutto posto. Grazie mille, Elisabetta. E grazie all'Ordine di Varese per questo invito. Appunto, riprendo da dove ci ha lasciato Elisabetta, appunto, e lei ha già introdotto e accennato a tutto il lavoro fatto come associazione per la mostra Pierluigi Nervi Architettura come sfida, che è stato il primo passo per la conoscenza. Sappiamo che la conoscenza è il passo fondamentale per la tutela. Quindi negli anni insomma, tra il 2010 e il 2011, in cui si lavorava alla mostra, e appunto si iniziava anche ad affrontare il tema della conservazione. All'epoca il panorama era assai desolante, perché alcune cose erano già state demolite, come per esempio è stato il caso dell'emiciclo della Fiera di Milano in ferrocemento, o altre opere minori come il
ponte sul Cecina che Nervi aveva realizzato negli anni 20, e in parallelo diversi progetti si stavano affacciando e si stavano affrontando il riuso di queste, delle grandi strutture di Nervi. Da allora, appunto, come Elisabetta vi ha spiegato, sono stati fatti molti passi. Devo dire che già nel 2011 uno dei progetti forse che all'epoca aveva intrapreso la strada più corretta era stato proprio quello della manifattura tabacchi, attraverso il progetto voluto dalla regione Emilia-Romagna con il Tecnopolo, che aveva fatto una cosa che sembra scontata ma purtroppo non lo è, lanciare un concorso di progettazione. E spesso invece su molte di queste opere non si parla di concorso di progettazione, soprattutto non si parla di concorso di progettazione che coinvolge restauratori e conservatori per l'approccio giusto alla tutela. Recentemente appunto sullo stadio Flaminio è stato appunto invece lanciato questo concorso, che ha alla base dentro anche il master plan su cui appunto come fondazione abbiamo lavorato. Questo appunto, adesso io ritorno per fare il passaggio tra quello che ha detto Elisabetta e l'intervento che successivo di Massimiliano Milan sul loro lavoro sulla manifattura tabacchi, cercando di fare un piccolo flash su le opere industriali per la committenza industriale di Nervi. Quindi, come già detto, a ogni tappa della mostra Architettura come sfida si è sempre cercato di fare un approfondimento che fosse legato alla città che ospitava la mostra. Torino, grande città industriale, ospita tutta una serie di opere molto, cioè meno conosciute, quindi che non erano parte delle 12 icone che abbiamo selezionato nella mostra principale, realizzate da Nervi e dalla Nervi e Bartoli per la committenza industriale. In primis la Fiat, più tutta una serie di opere minori, alcune realizzate, altre no, per altre committenze industriali che possono andare dalla L'Oreal alla Cromodora, alla Lancia, eccetera. E quello che abbiamo riscontrato di interessante è che ovviamente Nervi, oltre che essere un grande costruttore, era anche un grande comunicatore, e quindi aveva costruito tutta la sua biografia e la comunicazione dei suoi progetti in maniera molto attenta, e spesso gli edifici industriali non fanno parte di quel racconto, un po' perché erano il risultato di appalti concorso vinti dalla Nervi e Bartoli, in cui non sempre Nervi interveniva con soluzioni particolarmente innovative. Però di quel racconto, forse oltre alla cartiera Burgo iconica del 61, fa parte la manifattura tabacchi di Bologna, che viene utilizzata come esempio di alcune soluzioni tecniche costruttive e di cantierizzazione che Nervi cerca di studiare, mettere in opera subito nel dopoguerra. Però invece tutto l'altro grande patrimonio industriale a cui Nervi e la Nervi e Bartoli lavora, che ha oltre la Fiat ha come principale attore i monopoli di Stato, non fa parte, diciamo, di questa biografia più conosciuta che Nervi si costruisce. Proprio un po', se lo vogliamo affiancare, come è stato detto nell'introduzione, a Le Corbusier, come Le Corbusier costruisce la sua biografia nell'œuvre completa, a volte non citando alcuni edifici. Quindi a Torino abbiamo voluto approfondire il rapporto di Nervi con la committenza industriale, con anche la pubblicazione di un catalogo dedicato a tutta una serie di progetti che Nervi realizza, quindi ovviamente i progetti torinesi, ma poi allargandoci alla collaborazione per esempio con l'ENI o con altre grandi realtà industriali, la Pirelli ovviamente, grandi realtà industriali del paese, dell'Italia del dopoguerra. Direi che vado avanti su queste, erano giusto per dare due date a chi non conosce la figura di Nervi. Quello che è interessante
e capire come Nervi affronta la committenza industriale sin dall'inizio della sua carriera, quando giovanissimo, appena laureato, inizia a lavorare per la società anonima per costruzioni cementizie di Attilio Muggia, che deteneva il brevetto Enebic per il centro Italia. Nervi già con quel ruolo affronta e costruisce una serie di edifici industriali in Toscana e in altre zone d'Italia. E quindi è un tema a cui non è nuovo. Quando poi inizia a fondare la sua propria impresa, la Nervi e Nebbiosi, negli anni appunto tra il 20 e che poi si concluderà nel 32, negli anni 20 sono gli anni in cui proprio appunto nascono i monopoli di Stato, che nascono nel 28, e la Nervi e Nebbiosi si aggiudicherà alcuni appalti di concorso. Questo era il meccanismo con il quale Nervi si aggiudica tutti questi lavori, e un esempio ovviamente ultranoto è la manifattura tabacchi di Firenze, all'interno della quale è stata ospitata in questi mesi appunto la mostra Architettura come sfida. Però siamo ancora in anni prima della guerra, in cui c'è un approccio, se vogliamo, ancora tradizionale alla costruzione in cemento armato. Sono ancora costruzioni a telaio, in cui non c'è ancora quella sperimentazione nel campo della prefabbricazione strutturale che Nervi metterà poi invece a punto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come appunto stato anticipato, nel 1932 la Nervi e Nebbiosi chiude, e poi Nervi inizia, dà vita alla Nervi e Bartoli, che sarà l'impresa che lo accompagnerà sempre in tutte le sue opere, e a cui lui dovrà rinunciare solo in alcuni casi, quando all'estero sarà chiamato a realizzare alcuni edifici e dovrà appoggiarsi a imprese locali, di cui non sempre sarà felice, anzi a volte dovrà ricorrere ai fidati tecnici della Nervi e Bartoli per porre rimedio ad alcuni dettagli di cui non era contento. E con la Nervi e Bartoli nuovamente si aggiudica nel dopoguerra tutta una serie di appalti concorso proprio dei monopoli di Stato, principalmente per la costruzione di depositi per il sale, manifatture e manifatture tabacchi. Già stato detto questo, come è stato descritto Pierluigi Nervi, e come anche la pubblicistica internazionale si dedica a tutta una serie di opere ultra conosciute, nelle quali troviamo però una serie di elementi costruttivi, tecnologici e di cantiere che spesso Nervi mette a punto in prima battuta negli edifici industriali, e poi diventano invece la cifra stilistica che caratterizza gli edifici più noti, che si trovano appunto sulle riviste o sui libri pubblicati in Italia e all'estero. La manifattura tabacchi è in questo senso emblematica, e innanzitutto è un cantiere, è un carico molto lungo che va appunto dal 49 al 57, suddiviso in 5 lotti, 4 dei quali appunto eseguiti e portati a termine dalla Nervi e Bartoli con Pierluigi Nervi. C'è un bel libro che è stato pubblicato nel 2019 da un gruppo dell'Università di Bologna, molto approfondito su tutta la storia della manifattura tabacchi. Ognuno di questi lotti ha caratteristiche costruttive diverse, e si trovano in luce le sperimentazioni di alcune tecnologie costruttive di cantiere che poi si ritroveranno appunto, come si diceva, negli edifici successivi. Io qui ne ho identificati tre perché sono ritenuti i più interessanti del grande comprensore delle manifatture tabacchi: il magazzino Ballette, che è la prima occasione di costruzione di un sistema di casse rimobili in ferrocemento per la realizzazione di solai a nervature isostatiche,
il deposito del sale, che invece è un esempio che sta nella tipologia degli padiglioni parabolici che Nervi realizza per diversi depositi, il più noto dei quali forse poi il deposito dei sali di Tortona, e poi l'ultimo, il terzo lotto, quello del capannone Botti, che invece è realizzato con una struttura, diciamo, più tradizionale, laterocementizia, senza l'ausilio della prefabbricazione. Scusate. Come dicevo, appunto, il magazzino Ballette utilizza per la prima volta questo sistema a nervature isostatiche. Che cosa vuol dire? È un sistema di casseri realizzati in ferro cemento, montati su un ponteggio, quindi una sorta di che consente il riutilizzo dei casseri senza ricorrere alle complicate casserature in legno, e consente di realizzare dei solai che hanno un ottimo comportamento alle sollecitazioni, in particolare alle sollecitazioni verticali. Negli stessi anni in cui Nervi affronta il cantiere della manifattura tabacchi, depositerà un brevetto proprio dedicato ai solai a nervature isostatiche, con alcune differenze rispetto alla realizzazione del Messiaen che poi fa a Bologna. È un tema a cui Nervi tiene tantissimo, infatti dedicherà e utilizzerà proprio i magazzini di Ballette, questo sistema costruttivo, per illustrare proprio questo tema costruttivo a cui tiene, proprio per liberarsi, diciamo, delle casseforme in legno. Tema ricorrente, quello di Nervi, cercare di utilizzare meno materiale possibile nelle sue costruzioni, cercare anche di sprecare meno materiale, ovviamente un tema che gli viene che è il risultato del periodo in cui si ferma durante la guerra, dell'autarchia, quindi della mancanza di una serie di materiali, e che quindi portano anche, hanno ovviamente un'influenza su questi progetti. Nella costruzione, appunto, della sua biografia, abbiamo visto, come ha detto prima Elisabetta, quanto è importante anche il libro dedicato alle elezioni americane, e anche all'interno delle elezioni americane nuovamente il sistema di costruzione del magazzino Ballette è illustrato ampiamente, ricorrendo alle fotografie iconiche in bianco e nero che Nervi aveva nei suoi album che utilizzava, che sono queste, in cui si vede il sistema di ponteggi mobili su cui questi casseri in ferrocemento erano montati, che consentivano appunto gettare in opera sui casseri e poi una scasseratura assai rapida, resa possibile anche dall'utilizzo di oli che consentivano una scasseratura rapida, e poi lo spostamento del sistema di casseri lungo binari per realizzare la campata successiva. Queste sono le fotografie principali. Il risultato è che all'intradosso c'è questo bellissimo disegno con queste nervature che appunto sono l'espressione di come dovrebbe funzionare un solaio su quattro appoggi laterali. Come dicevo, appunto, negli anni in cui Nervi mette in opera il sistema per la manifattura Bologna, in realtà poi va oltre e brevetta, quello con l'aiuto di Aldo Arcangeli, proprio quello che lui chiamerà il solaio a nervature isostatiche, che un po' si ispira anche a quelle immagini a cui faceva riferimento Elisabetta prima, di come funzionano alcuni organismi monocellulari, e
trasferisce questo sistema nella costruzione e quindi elabora questo sistema in cui le nervature isostatiche diventano proprio anche delle linee figurative che seguono le isostatiche appunto dei momenti e che vedranno la prima invece realizzazione nel lanificio Gatti di Roma. Quindi non è ben chiaro esattamente perché a Bologna Nervi rimanga ancora su un disegno più ortogonale, però adottando un sistema che poi in realtà si troverà in molti altri edifici industriali, quindi forse dove anche per necessità forse di costo opterà negli edifici industriali per un sistema a casseri ortogonali, quindi forse di più facile realizzazione, e mentre i solai a nervature isostatiche si troveranno, appunto, il primo esempio è l'anificio Gatti, con questi bellissimi disegni dei casseri, e si ritroveranno forse l'edificio che ne fa più largo uso è il Palazzo del Lavoro di Torino nel 61, che ha questa galleria perimetrale che è interamente realizzata con questo sistema, con un disegno bellissimo che purtroppo oggi in parte nascosto da un sistema di controsoffitto e su cui ci siamo battuti molto nel progetto di conservazione, cioè di riconservazione, il progetto di riuso che in questi mesi si sta dibattendo su questo edificio. E arriveranno fino a diventare elementi quasi figurativi nell'aula udienze papali, in cui appunto il soffitto sopra il trono della sala delle udienze è realizzato con questo sistema a nervature isostatiche, in cui che diventa appunto quasi una griglia trasparente, proprio perché sono solo più le nervature a essere realizzate e non c'è neanche più il completamento tra una nervatura e l'altra. Come dicevo, il sistema utilizzato per il magazzino Ballette si ritroverà in molti altri edifici industriali. Lo ritroviamo nell'ampliamento di Mirafiori per la Fiat, dove Nervi realizza diversi edifici e anche un serbatoio molto interessante, realizzato col sistema della prefabbricazione strutturale. È un sistema che consente ovviamente di costruire molto velocemente edifici a lunga campata e quindi una cantierizzazione molto veloce. Lo ritroviamo nuovamente nella cartiera Burgo di Mantova, questo straordinario edificio ponte in cui Nervi ovviamente si concentra e collabora con Gino Covre per quanto riguarda tutta la struttura metallica della catenaria che sostiene la copertura. Nervi lavora su questi grandi cavalletti che sono anche qui dei casseri a perdere, cioè realizzati appunto da elementi di vuoti e poi gettati in opera, e per tutto la lunghezza della fabbrica realizza anche qui il sistema di solaio con il sistema che abbiamo visto a Bologna e anche nel magazzino che sta al fondo della fabbrica Burgo, il magazzino di deposito della cellulosa, che è appunto molto simile allo stabilimento di Bologna. Un altro dei lotti a cui avevo accennato prima, della manifattura tabacchi di Bologna, invece un lotto successivo, siamo nel 51, il capannone per il sale, dove invece si ritrova la tipologia dell'arco parabolico. In questo caso è una tipologia cara a Nervi, che anche qui rispecchia bene la resistenza per forma a cui Nervi lavorerà per tutta la sua vita. Sono paraboloidi o archi a profilo parabolico, no? Che seguono l'andamento dei carichi. È una figura carissima a tutta alla grande tradizione ingegneristica anche francese. Si pensi agli edifici realizzati da Jean Freycinet,
i due, in questo caso le Al Boulangrin Harem, che ricordano molto l'edificio di Bologna, anche queste recentemente tra l'altro restaurate molto bene da François Chatillon, architetto della sovrintendenza di Rem, e che si ritrovano in molti altri edifici appunto di questa, se vogliamo, minori o della committenza industriale per cui Nervi lavora. E l'esempio forse più straordinario è i magazzini del sale di Tortona del 50 e 51, in cui oltre al profilo parabolico Nervi si concentra anche su un sistema costruttivo che diventerà poi la sua cifra stilistica, quello che viene poi chiamato il sistema Nervi. Ma aveva già lavorato a questa tipologia in uno dei primi progetti per i monopoli di Stato, che è il magazzino Sofisticazione Sali a Margherita di Savoia. Un altro edificio recentemente oggetto di un grande progetto di riconversione, speriamo appunto che ne tuteli tutti gli aspetti, e che si ritrova in tutta una serie di altre edifici non chiaramente su cui l'attribuzione a Nervi è dubbia, che caratterizzano moltissime aree industriali italiane. L'edificio appunto di Margherita di Savoia è ancora un edificio realizzato con un sistema diciamo tradizionale, quindi gettato in opera senza ricorso alla prefabbricazione, in cui c'è questa successione di archi parabolici e poi una copertura in lamiera. Vado veloce perché vedo che siamo un po' in ritardo. Si ritorna alla forma dell'arco parabolico, ovviamente negli hangar, in cui si inizia ad affrontare invece la prefabbricazione. E appunto, come dicevo, forse uno degli esempi più interessanti è il magazzino di Tortona, che come la manifattura tabacchi di Bologna, anche in questo caso è un po' un banco di prova di una serie di tecniche costruttive di cantiere che Nervi poi utilizzerà successivamente. I magazzini di Tortona sono realizzati parallelamente al secondo ampliamento di Torino Esposizioni, quindi quel padiglione C, quel salone C in cui abbiamo allestito appunto la mostra di Nervi nel 2011, dove si ritrova esattamente questo sistema di tabelloni che sono prefabbricati e poi montati su un ponteggio in cui viene il calcestruzzo viene gettato all'estradosso negli incavi tra un tabellone e l'altro. Quindi in questo caso sono castri a perdere, e che poi avrà la sua applicazione massima nel palazzetto dello sport, diventando appunto quel sistema Nervi noto a tutti. Il magazzino di Tortona ha anche un aspetto interessante, perché Nervi si concentra anche su quella che è la composizione del cemento che utilizza, proprio perché essendo dedicato al sale aggiungerà una percentuale di farina fossile per diminuire l'aggressione dei sali sul cemento. Vado veloce, in questo caso qui appunto il brevetto che viene depositato e che troviamo a Tortona, che si ritrova nel salone C che è questo, e che si ritrova appunto in altri edifici industriali torinesi che abbiamo appunto approfondito nell'occasione della mostra del 2011, e in questo caso è un'officina di manutenzione per l'azienda delle tramvie municipali di Torino, per la manutenzione dei tram, in cui i tabelloni prefabbricati diventano dei triangoli e con questo sistema realizza tutto le coperture delle ali laterali appunto di questa grande officina. Sarà appunto il centro e
la cifra stilistica del palazzetto dello sport, e poi sarà un sistema che Nervi esporterà in giro per il mondo e verrà utilizzato appunto nella, per esempio, nella Washington Bridge Station di New York fino a, alla cattedrale di St. Mary a San Francisco. Finisco appunto questa mia carrellata perché era proprio un po' per farvi capire come gli edifici industriali, proprio perché sono edifici in cui la funzione è così legata all'estetica, sono proprio quegli edifici in cui Nervi si rispecchia di più e può maggiormente approfondire il suo approccio in cui legava struttura a bellezza. E con questo appunto lascio la parola a Massimiliano Milan, che ci illustra come si sono approcciati a queste strutture sempre assai difficili da conservare per la loro essenzialità e per la loro estrema sottigliezza. Buonasera a tutti. Grazie all'Ordine degli Architetti di Varese per avermi invitato, intanto grazie mille. Vedete lo schermo? Sì. Benissimo. Allora, come preannunciato, io parlerò del Tecnopolo, quindi il recupero dell'ex manifattura di tabacchi di Bologna. Mi piace molto continuare questa conversazione che è partita un po' dalla figura di Nervi, poi la realizzazione, un po' lavorare su un progetto, aver avuto l'onore e il piacere di poter restaurare un progetto di Nervi, è un po' la continuazione, la seconda vita dei suoi edifici. E quindi mi fa piacere poter continuare sia questa conversazione per spiegare il nostro approccio conservativo per il ripristino strutturale che abbiamo applicato sul Tecnopolo di Bologna. Il Tecnopolo si trova in una zona industriale all'esterno di Bologna e, come già l'architetto ha accennato prima di me, si è conformato da 5 fondamentali blocchi. In particolare vorrei presentare l'attenzione all'edificio Ballette, già ben descritto, che è l'edificio A, l'edificio B, il Botti. L'edificio Ballette si chiama così perché venivano conservate le balle al greggio di tabacco, mentre nell'edificio Botti venivano conservati i semi lavorati appunto all'interno delle botti, e poi a destra e a sinistra il miscele e l'officina, che anch'essi hanno... probabilmente sono meno caratteristici, ma hanno una funzione strutturale molto importante che spiegherò. L'edificio Ballette è già stato spiegato, quindi il sistema costruttivo, un concetto su cui mi piace molto dell'approccio di Nervi è che nella sua progettazione non era solo formale, ma spesso funzionale. Funzionale a che cosa? Era funzionale all'architettura, era funzionale alla statica, quindi alla scienza delle costruzioni, ma anche all'approccio costruttivo. Infatti l'edificio Ballette, come già illustrato, a parte la geometria architettonica e ai solai tipici dei sistemi strutturali di Nervi, a nervature isostatiche che sono già stati spiegati, lui si concentrava molto sul sistema di costruzione, che era ciò che permetteva di realizzare le geometrie che lui aveva pensato. Quindi questa unione di questi tre concetti è ciò che si vede e trasmette in tutte le sue opere, e in particolare sull'ex manifattura Tabacchi, che è un meraviglioso excursus tecnico ed architettonico delle soluzioni di Nervi. Queste sono delle immagini, sono già state spiegate eccellentemente, quindi andrò rapido. Anche questo, appunto, la tecnica costruttiva non era puramente uno studio formale, ma si concentrava molto sulla tecnica costruttiva. Questa immagine a me piace moltissimo, perché lo studio che andava oltre puramente allo studio statico, al progetto delle strutture, era anche il progetto di come realizzarlo, questi cassari in ferro cemento,
che venivano utilizzati per realizzare i solai, poi venivano abbassati, fatti scorrere su queste rotaie che ci sono in basso, poi rialzati per rifare il solaio successivo che era identico in geometria. Un altro edificio molto rappresentativo è l'edificio Botti, che è quello su cui ci siamo concentrati nel progetto di restauro, che spiegherò dopo. L'edificio Botti è formato da cinque volte e che sono contrastate dai due edifici laterali. Le volte sono state realizzate con degli archi in calcestruzzo armato gettato in opera e connesse con un solaio però a losanghe, quindi a 45 gradi rispetto alla direzione della volta, che chiudono lo spazio tra un arco e l'altro, chiudendo la copertura. Molto in breve, il progetto di recupero è stato vinto da un concorso di Von Gerken, Marg and Partners, uno studio di Amburgo tedesco, che noi abbiamo supportato per la parte di ingegneria. Ci sono diversi lotti, ad oggi sono in fase di cantiere, è già stato consegnato il progetto degli edifici Botti, diciamo di quello che è chiamato nell'immagine L1, B e C2, quindi è il lotto in cui la fase di cantiere è in completamento, l'edificio A non è ancora stato restaurato perché è in attesa di tenant, e poi ci sono edifici di nuova realizzazione a nord e ad ovest. Il progetto di recupero è affascinante, anche quello che l'uso di questo era un impianto industriale dedicato alla fabbrica del tabacco, la manifattura tabacco. Ad oggi cambia completamente la destinazione d'uso e tutto il master plan, tutta la zona verrà dedicata al nuovo hub di sul big data, quindi con una dedizione estremamente tecnologica. Due attori molto importanti sono il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche, che a seguito della Brexit, precedentemente era a Londra, a seguito della Brexit verrà spostato a Bologna, e Cineca, che è un'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni, quindi per il calcolo computazionale. Cineca ospiterà un computer per il calcolo ad alte prestazioni che si chiamerà Leonardo, che sarà il computer, il super computer, detto super computer, più potente d'Europa ed il quarto più potente al mondo. E, oltre a Cineca, poi l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche Europeo, ci saranno anche diverse attività di ricerca, sempre nell'ambito dell'energia, della salute e del big data. Ripeto big data perché all'interno del Tecnopolo ci saranno moltissimo stoccaggio di dati, e infatti ci saranno dei data center molto potenti. Un'altra curiosità è che a seguito dell'apertura del Tecnopolo la regione Emilia-Romagna raggiungerà l'85% della potenza di calcolo dell'intera nazione italiana, quindi in realtà la regione Emilia-Romagna conterrà, grazie al Tecnopolo, l'85% della potenza di calcolo computazionale che può fare un computer. Passo ora alla parte più tecnica, che riguarda di più la mia professione di ingegnere strutturista, e anche è la parte che mi ha affascinato di più. Questa è una sezione che può apparire molto semplice, però per noi a studiarla la prima cosa che si evidenzia, per esempio, è che le volte non hanno i tiranti. All'inizio si è un po' stupiti, essendo una forma spingente, però analizzandolo di più si capisce che Nervi ci aveva ragionato a fondo, ed è evidente che lui, come un musicista che riesce ad ascoltare la musica prima che sia suonata, o un pittore che riesce a,
a visualizzare un'immagine prima che venga dipinta, lui riusciva a vedere gli sforzi prima di realizzare un progetto, e questo è evidente perché studiando i suoi elaborati grafici si può notare, per esempio in questo si nota come le volte senza tirante, la volta è un elemento strutturale spingente, quindi che spinge ai lati. Per contrastare a questa spinta non ha inserito i tiranti, ma ha inserito una catena precompressa che vedete in rosso in basso, che quindi una catena d'acciaio che viene tirata e riprende queste forze spingenti date dalla forma stessa della volta. Inoltre, per contrastare maggiormente a queste spinte, ha realizzato i due edifici laterali. I due edifici laterali servono appositamente per contrastare le spinte laterali delle volte. Infatti si possono notare due contrafforti che uniscono le volte centrali agli edifici laterali. E Nervi, la cosa che fa stupire ancora maggiormente il genio di Nervi è che lui, la manifattura Tabacchi, il progetto è stato completato dell'edificio Ballette e del Botti, è stato completato nel 1952 il progetto. In quegli anni non c'erano gli strumenti computazionali che permettono di fare i calcoli strutturali che abbiamo oggi. Lui è riuscito, con calcoli fatti a mano, è riuscito a ottenere lo stesso risultato. Infatti noi comunque abbiamo realizzato un modello ad elementi finiti, quindi per fare i calcoli strutturali dell'intero complesso edilizio, e abbiamo notato che i calcoli fatti con delle metodologie completamente diverse da quelle utilizzate oggi erano tutti perfettamente corretti. Il problema qual era? Che la prima normativa sismica è la legge numero 64 del 1974. Che cosa significa? Che Nervi, quando progettava le strutture, non poteva tenere conto del sisma, perché non era ancora una cosa normata, non c'erano ancora i parametri da considerare nella progettazione strutturale. Per questo siamo intervenuti per il ripristino strutturale, soprattutto per l'adeguamento sismico. L'adeguamento sismico, essendo molto prezioso ciò che contiene, ciò che conterrà il Tecnopolo, quindi questi computer, basti pensare che il computer, che ha un costo di 120 milioni, è maggiore del costo del restauro dell'edificio stesso, quindi ciò che contiene è tanto prezioso quanto il contenitore. Il restauro è stato fatto, l'adeguamento sismico ha raggiunto la classe 4. La classe 4 significa il parametro più alto a livello nazionale di standard sismico, quindi la migliore prestazione sismica che si potesse garantire su un edificio. Spiegherò in particolare tre elementi di rinforzo, tre principali tecniche di rinforzo che abbiamo eseguito sull'edificio Botti: il primo sulle losanghe, il secondo sugli archi e il terzo sulle pareti in calcestruzzo armato. Le losanghe, quindi questo solaio in latero cemento che chiude la parte di volta tra un arco e l'arco successivo, sono dei travetti in calcestruzzo armato con un'interposta in laterizio tra un travetto e l'altro. Per rinforzarlo è stato rimosso dalla copertura, dall'estradosso, la vermiculita, quindi un massetto alleggerito con nessuna funzione strutturale. Abbiamo alleggerito di questo carico e sostituito con una cappa in calcestruzzo armato fibro rinforzato e all'interno una rete in fibra di vetro. All'intradosso, quindi al di sotto della volta, ugualmente abbiamo rimosso l'intonaco esistente, anche molto rovinato all'interno, l'abbiamo rimosso e sostituito con un intonaco strutturale. Quindi invece di un intonaco che serviva come finitura, è stato sostituito con un intonaco strutturale e una rete in fibra di vetro. Entrambi i rinforzi, all'intradosso e all'estradosso, sono stati mantenuti all'interno della volumetria già esistente, quindi senza cambiare di un millimetro le geometrie e le volumetrie pensate dall'ingegner Nervi. Inoltre, all'interno del massetto e dell'intonaco armato è stata inserita
una rete in fibra di vetro. È stata scelta la fibra di vetro perché in spessori di calcestruzzo così bassi l'acciaio superficiale rischia di arrugginire nel tempo. Noi volevamo fare un restauro che fosse anche durevole. La fibra di vetro ha delle resistenze incredibili a trazione, e però non ossida, quindi volevamo anche garantire longevità al rinforzo strutturale. Inoltre sono stati posti dei rinforzi a taglio vicino ai muri all'estremità delle volte. Questi piatti d'acciaio sono stati inseriti all'intradosso e all'estradosso, quindi sopra e sotto, e non hanno solo la funzione di rinforzare con le barre d'acciaio passante, ma anche di comprimere il calcestruzzo. Il calcestruzzo, se compresso, ha un grande miglioramento del comportamento a taglio, che è un problema molto pericoloso in fase di sisma, perché potrebbe portare a un collasso improvviso. Quindi migliorare il comportamento a taglio di una struttura è importantissima se bisogna adeguarla sismicamente. Questi piatti poi verranno successivamente integrati all'interno dell'intonaco di cui parlavo prima, quindi scompariranno anch'essi nelle volumetrie preesistenti. Gli archi, anche questi elementi molto importanti per l'edificio a botti, sono stati rinforzati tutti in fibra di carbonio, sia a taglio sia a flessione, sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore. La fibra di carbonio ha uno spessore di qualche millimetro, quindi anche questi rinforzi rispettano perfettamente le geometrie progettate nell'intervento di nervi. Come si vede nell'immagine, sono state poste dove era necessario per rinforzare per le forze orizzontali che che trasmette il sisma in fibra di carbonio. Successivamente, dopo aver montato la fibra di carbonio, veniva resa solidale al calcestruzzo armato con una resina epossidica cementizia, in modo da rendere collaborante il tutto e proteggere anche la fibra di carbonio per garantirne la durabilità nel tempo. Infine, il rinforzo dei muri. Anche qui è stato rimosso l'intonaco esistente, molto rovinato, e sostituito con un intonaco strutturale. Di nuovo abbiamo utilizzato la fibra di vetro come armatura di rinforzo a flessione. I muri, ovviamente, anch'essi, il sisma è una forza orizzontale che viene applicata sull'edificio in orizzontale, quindi il muro doveva essere obbligatoriamente rinforzato a flessione, e anche qui, rimuovendo l'intonaco e sostituendolo con un intonaco strutturale con il rinforzo in fibra di vetro, si poteva raggiungere le garanzie richieste per l'adeguamento sismico in classe 4. Questa è una fotografia alla fine dei rinforzi strutturali dall'interno di uno dei capannoni, e si nota come le principali geometrie sono state tutte rispettate e non sono state intaccate le strutture di nervi, che era uno dei nostri obiettivi principali, e quindi siamo molto, molto soddisfatti di come è stato ultimato il progetto. Questa è una foto dall'interno, dove dopo il montaggio di alcuni dei data center, alcuni capannoni, come dicevo prima, hanno dei data center, e anche qui si vede che comunque i rinforzi strutturali non si notano nemmeno, quindi abbiamo rispettato l'architettura preesistente. Il cantiere, questa è una fotografia del cantiere ad oggi, quindi una parte, la parte a sinistra, di Cineca è stata quasi completata, la seconda è in fase di completamento, e questa è una foto appunto del cantiere ad oggi, che sta avanzando in questi giorni. Per noi è stato un grande onore, oltre che un piacere, è molto formativo, per studiando tutti gli elaborati di nervi, andando nei dettagli dei suoi calcoli strutturali. È stato veramente un onore per noi. L'unico omaggio che potevamo fare a nervi
lavorando su un'opera, lavorando su una sua opera, era adeguarla sismicamente, adeguare sismicamente l'edificio e restaurare il suo progetto con il massimo rispetto per la genialità che dimostrano le geometrie e le scelte strutturali di Pierluigi Nervi. Vorrei concludere mostrando un video del cantiere. Partecipanti e vi pongo alcune domande che sono arrivate. Allora, la prima è se è previsto un tour virtuale della mostra di Nervi. Ma ci stiamo pensando, in effetti l'abbiamo adesso una volta installato nel laboratorio Nervi, in questo spazio permanente. Avevamo già parlato proprio con il Politecnico di quest'idea. Ci sarà sicuramente un filmato che stanno realizzando appunto in questi giorni che va a integrare un pochino i contenuti presentati in mostra, ma proprio poi potrebbe nascere una sorta di ibrido tra questa biografia arricchita di Nervi e il percorso virtuale, appunto il percorso raccontato in via virtuale. Si potrebbe proprio completare appunto una visualizzazione dell'allestimento Allecco online. Sicuramente è un'idea che prenderà corpo. Ok, e quando chiuderà la mostra? Un'altra domanda. Mai più. No, Mai più, nel va. senso, no, nel senso che l'allestimento Allecco è permanente, cioè nel padiglione Nervi si potrà visitare la mostra, che tra l'altro sarà aperta a tutti. Adesso dobbiamo ancora vedere in che modalità, forse facendone richiesta, o ci saranno dei giorni di apertura prefissati, ancora non l'abbiamo stabilito. Ma comunque la mostra Allecco d'ora in poi sarà visitabile e senza limiti di tempo, si spera. Poi un'altra domanda è: fondamento della tutela di un'architettura è il suo uso. Ho paura che per il Flaminio e il Franchi si farà un restauro perfetto, non verranno più usati, diventeranno strutture spettrali senza vita. Anche questa è un'offesa al monumento e al suo autore. Direi che. Cristiana, vuoi dire tu qualcosa?
Beh, in realtà no, cioè l'idea non è proprio quello che non abbiamo voluto, è invece quest'idea di musealizzare queste strutture. Non è detto che la funzione debba essere la stessa che hanno avuto fino ad oggi, cioè nel caso del Franchi, certamente la funzione con il calcio, diciamo, di serie A, se il calcio di serie A ha una serie di determinate richieste, non era compatibile. Detto questo, è assolutamente invece il punto su cui anche il Comune di Firenze si è impegnato è proprio quello che sia una struttura per lo sport, e ovviamente gli stadi più degli stadi sono edifici legati alla loro funzione, quindi non sono musealizzati, semplicemente vengono magari declassati a non essere più per la Serie A, ma per altri tipi, per uno sport magari più amatoriale, per il calcio più amatoriale, altro che non implica la distruzione che oggettivamente era stata preventivata Commissario. per lo stadio di Firenze. Per lo stadio Flaminio le discussioni sulla sua rifunzionalizzazione vanno avanti da tantissimi anni. Cioè, no, l'idea è proprio che siano riutilizzati nella loro funzione. Un altro esempio è la Cartiera Burgo, sulla Cartiera Burgo, che è un altro edificio costruito attorno alla funzione, no? Costruito attorno a questa grande macchina continua per la produzione di carta. Quando ci siamo impegnati come associazione per ottenere la sua tutela, abbiamo proprio voluto che nella relazione di vincolo fosse legato al fatto che l'edificio doveva mantenere quella funzione. E in effetti è un caso di restauro che abbiamo tra l'altro recentemente presentato ad Occomom International come uno degli interventi sul contemporaneo degni di nota conclusi quest'anno, perché la fortuna è stata che una impresa di Treviso, se non sbaglio, ha appunto capito che si poteva rifunzionalizzare quell'edificio semplicemente producendo un altro tipo di carta, ma sempre una macchina continua. Quindi ovviamente dipende chiaramente dalle strutture con cui si ha a che fare. Nel caso della manifattura tabacchi, mi sembra che il restauro sia un restauro eseguito secondo tutti i crismi del corretto approccio, e l'edificio ha cambiato la sua funzione. Anzi, cioè bisogna proprio togliersi da quest'idea di voler musealizzare le strutture, ma farle vivere. Questo sono pienamente d'accordo. E che spesso quando interveniamo o siamo chiamati a dare il nostro giudizio su alcuni progetti, siamo visti come quelli che vogliono musealizzare. No, bisogna saper rifunzionalizzare e restaurare, però con un approccio corretto, con una serie di paletti che rendono possibile ancora vedere queste strutture che vivono proprio per l'espressione delle forze che le hanno generate, che quindi non devono essere nascoste, eccetera. Non è così scontato, ecco. Cioè, quando nel 2011 ci è stato presentato il primo progetto di rifunzionalizzazione del Palazzo del Lavoro, la prima cosa che veniva fatta era quella di controsoffittare quelle bellissime nervature isostatiche che vi ho fatto vedere. Era la trasformazione in un centro commerciale. Parallelamente il progetto di von Gerkan con Milan Ingegneria sulle ballette ha vinto proprio il concorso perché lasciava all'intradosso in evidenza le nervature e andava a inserire tutto quello che era a pavimento, perché aveva capito che quello era un elemento caratterizzante dell'edificio. Bisogna semplicemente fare combinazione e tanta cultura perché questi siano dei punti di partenza imprescindibili nell'approccio al restauro. Sì, anche perché i materiali sono differenti, quindi ci deve essere proprio una conoscenza diversa delle caratteristiche tecniche costruttive dei materiali. Non abbiamo un restauro con materiali ovviamente storici e conosciuti, ma comunque ci vuole una preparazione maggiore da parte di tutte le professionalità. E una domanda è: non c'è troppo accanimento strutturale sugli edifici storici? Che
che anche questa è condivisibile a volte perché si vedono sugli edifici storici moderni, diciamo, non esiste anche tutto questo adeguamento alla normativa che è un accanimento culturale, cioè un accanimento proprio strutturale troppo elevato? Assolutamente sì, se posso rispondere. Sicuramente uno, la normativa permette comunque sugli edifici tutelati di essere di essere conservativi, ma comunque rilascia un pochino più di margine al progettista, quindi capisce, è chiaro che se dobbiamo andare ad adeguare sismicamente il Colosseo è difficile che non sia resistente al sisma, quindi la normativa italiana ovviamente si adegua molto a questa cosa e permette di evitare l'accanimento strutturale. Seconda cosa, però, bisogna fare anche un passetto avanti, questa è anche una ammonizione ai colleghi ingegneri, nel senso che è chiaro che ci sono delle soluzioni di rinforzo strutturali che sono più semplici anche di quelle stesse applicate sul Tecnopolo di Bologna, sull'ex manifattura tabacchi. È chiaro che bisogna fare un passetto un pochino più avanti, uno sforzo un pochino maggiore per usare delle tecniche di conservazione che sono un po' più innovative, ma ormai ci sono tutti i mezzi per progettare in maniera conservativa. Come mostravo prima, la fibra di carbonio è un rinforzo che sta all'interno di 2 mm. Se una struttura è già progettata bene, poi sì, stiamo parlando di una struttura di nervi, quindi diciamo che era progettata non bene, benissimo, però se una struttura già funziona molto bene, si può rinforzare in maniera molto poco intrusiva, utilizzando delle tecniche innovative come i rinforzi in fibra di carbonio, i rinforzi in fibra di vetro, le malte fibro rinforzate ad alta resistenza. Ci sono delle tecniche che devono essere applicate e gli ingegneri devono non solo formarsi sul lato tecnico, ma anche sensibilizzarsi un pochino alle necessità architettoniche. Lo dicevo prima, anche Enervi l'ha anticipato di 70 anni, nel senso che bisogna concentrarsi tanto quanto sulla forma, tanto quanto sulla statica, tanto quanto sulla tecnica costruttiva. Non ci si può allineare solo sulla necessità di adeguarsi sismicamente, ma bisogna guardare l'intero organico strutturale ed architettonico. Sì, anzi, se posso aggiungere, spesso la necessità di adeguamento sismico diventa la scusa per distruggere. Cioè, diciamoci che per quanto riguarda lo stadio di Firenze era proprio la necessità di adeguamento sismico che si diceva è impossibile adeguarlo e quindi allora vado a demolirlo. No, infatti è vero. Il lavoro è proprio quello di trovare funzioni appunto compatibili, che e quindi in tutto quello sta il lavoro del master plan, funzioni compatibili che quindi non implichino la snaturare un edificio. Adesso nel caso del Tecnopolo certamente c'è anche un aiuto dovuto al fatto che c'è un intonaco per esempio all'intradosso che consente forse di nascondere alcuni rinforzi strutturali. Se penso al caso di Torino Esposizioni per esempio, dove ho degli spessori di 4 centimetri in ferro cemento dove non posso andare a intonacare, non posso nascondere nulla, ecco, è lì che bisogna appunto trovare le soluzioni più innovative da un punto di vista dell'ingegneria strutturale per riuscire a rinforzare, ma dall'altra non devo neanche andare a mettere una funzione che mi obbliga a rendere quell'edificio in una classe elevatissima da un punto di vista sismico, perché vuol dire per forza snaturarlo. Sicuramente. Se posso dire, ha perfettamente ragione Cristiana, ma quello che deve proprio cambiare, ed è per questo che noi come associazione crediamo di poter svolgere un ruolo, è quello proprio di cambiare la cultura di progetto. Come dice Massimiliano, bisogna fare uno sforzo in più, bisogna avere una sensibilità tale da capire la qualità del manufatto che si ha davanti e agire in maniera qualitativamente elevata. Non si può
per così per un'aderenza così cieca o anche di comodo forse, no? Alle normative, ignorare quelle che sono poi le qualità estetiche che vanno mantenute, e quindi c'è una sfida senz'altro in questo, sicuramente sì, però con una cultura di progetto che cambia, con una nuova visione anche proprio degli interventi da eseguire, con una maggiore conoscenza delle possibilità, questo dovrebbe essere sempre evitato. Sì, infatti una conoscenza maggiore proprio nel restauro del moderno, ecco. Un'altra domanda è: quanto costa ristrutturare un edificio in cemento? Come verificare la vetustità di questi edifici? Si è eseguito un piano di rientro economico quando si immagina, si è stato eseguito un piano di rientro economico quando si immagina una nuova destinazione d'uso? Allora, tre domande separate, quindi inizio dalla prima. Quanto costa? È un parametro che deve essere... deve essere parametrizzato su, su una struttura o su un'altra, quindi non ha un costo che unico, che è sempre uguale. Quindi possono esserci degli edifici che costano veramente poco da rinforzarli, adeguarli sismicamente, altri invece che costano un po' di più. Quindi dipende da tantissime cose, dipende anche dalla destinazione d'uso che si deve avere, quindi se per esempio da una residenza devo trasformarlo in un ospedale, devo raddoppiare i carichi; al contrario, se da un ospedale lo trasformo in residenza, ho bisogno di meno carichi e quindi anzi magari non ho neanche bisogno di fare grossi rinforzi strutturali. Quindi a livello di costo è impossibile parametrizzarla. Invece per capire la resistenza del calcestruzzo esistente, certo, ci sono tantissime tecniche di indagine diagnostica, esistono fondamentalmente di tre tipi: non distruttive, semidistruttive e distruttive. Noi solitamente facciamo pochissime prove distruttive per indagare, e comunque le prove distruttive, il nome un po' mente, perché in realtà vuol dire fare magari un buco da 10 cm per asportare un provino e portarlo in laboratorio e farlo rompere, e poi facciamo tantissime indagini non distruttive con degli strumenti quindi passivi, che sono onde acustiche, o prove pacometriche, prove sclerometriche. Sono tutte delle prove passive che però ti permettono con pochi test portati in laboratorio, di caratterizzare l'intera struttura, correlando la prova del laboratorio con delle prove fatte in sito, che ti dicono i parametri che ti servono per fare i calcoli sul calcestruzzo, fondamentalmente il modulo elastico e la resistenza a compressione. Ugualmente per le barre d'armatura, si esporta un pezzo di una barra di una qualsiasi parte strutturale che può essere nascosta, e si porta in laboratorio a fare delle prove di trazione. Ci sono davvero tantissimi tipi di prove e dipende dalla struttura, ma si può facilmente arrivare a capire qual è la resistenza e la durabilità del calcestruzzo, e anche lo stato di corrosione delle barre d'armatura. Ci sono veramente tantissimi modi, ci potrebbe parlare per 8 ore, quindi probabilmente mi fermo qui. Per il rientro dei costi, sono ingegnere strutturista, non me ne sono occupato, quindi non so rispondere alla domanda. Mentre sull'edificio che è stato presentato, sono stati fatti sondaggi sul calcestruzzo esistente. Che proprietà meccaniche avete trovato? Abbiamo trovato proprietà meccaniche differenti. Il calcestruzzo era in buono stato di conservazione, ma aveva delle proprietà meccaniche pari a un calcestruzzo che oggi è un 20-25, quindi una resistenza a compressione di 20 MPa, che vuol dire un calcestruzzo che, se lo facessimo oggi, è un calcestruzzo di media resistenza. All'epoca era un buon calcestruzzo fatto molto bene, però comunque sufficiente, perfettamente sufficiente ed allineato anche alle normative di oggi, quindi non abbiamo trovato problemi da quel punto di vista
sulla qualità del calcestruzzo che abbiamo trovato in opera. Quindi da quel punto di vista eravamo soddisfatti dei risultati che abbiamo trovato durante le indagini, che sono equivalenti a un C20-25 per chissà cosa significa, che significa appunto che resiste a 20 MPa la compressione di un calcestruzzo moderno, diciamo. Per il progetto UNESCO come patrimonio delle opere di Nervi è un obiettivo molto interessante. Avete davvero intenzione di continuare su questa idea, o è una cosa che avete già iniziato, che volete iniziare, eccetera? No, ci stiamo ragionando già da tantissimo tempo, è una cosa che assolutamente vogliamo portare avanti. Adesso c'è da capire appunto con quali criteri, che tipo di impostazione daremo alla candidatura, ma la nostra ferma intenzione è realizzarla, e come dicevo è uno degli obiettivi che ci siamo posti sin dall'inizio. Certo, credo che ora abbiamo maturato, secondo me, la necessaria conoscenza e contezza di quello che è l'opera di Nervi per poter fare delle scelte, prendere o appunto impostare il lavoro che andrà fatto. Non è una cosa di poco conto, è un lavoro molto complesso, però appunto credo che appunto nel percorso che abbiamo compiuto finora siamo arrivati, che ne dici Cristiana, forse a un punto dove possiamo incominciare a ragionarci seriamente. Sì, certo, anzi si inserisce nella linea nuova, diciamo, dell'UNESCO, dell'idea di un patrimonio diffuso che ha visto classificare al patrimonio dell'umanità le opere, per esempio, di Le Corbusier o di Frank Lloyd Wright. Quindi Nervi in questo senso è la figura ideale che costruisce tra l'Italia e il mondo, quindi anche una candidatura internazionale sarebbe ottima. E anzi, le opere di Nervi sono anche interessanti da un punto di vista anche proprio del vincolo con Ugo Carughi, presidente di Docomom Italia, che lavora per noi, il fatto che molte tecniche costruttive si ritrovino negli edifici di Nervi consente di ragionare su dei vincoli di tipo diverso, cioè non un vincolo legato all'edificio, ma un vincolo mi ricordo più come lo chiamano, se mi sfugge la parola. Vincolo seriale. Ecco, seriale, scusate. Vincolo seriale, che consente di applicare appunto il vincolo a una serie di opere in cui io ritrovo quelle determinate tecniche. Quindi anche in questo senso è molto utile per l'idea di candidatura UNESCO. Ci sono tantissime domande, adesso faccio una. A proposito di musealizzare, a Bologna c'è anche la cosiddetta tettoia di Nervi, ex mercato ortofrutticolo. Il comune ha fortemente voluto il mantenimento della struttura, demolendo il contesto adiacente per un utilizzo a manifestazioni varie. L'avete considerato nel vostro patrimonio di Nervi, questa tettoia? Questo è un po' è interessante perché tocca un po' ci riporta la domanda di prima, nel senso il vincolo, la candidatura al patrimonio dell'UNESCO di Nervi è interessante proprio perché affronta anche la cultura ingegneristica, no? L'architettura di ingegneria nel Novecento. È un'architettura che si diffonde sul territorio e ha una declinazione estremamente parcellizzata e vasta, ed è quindi non è il capolavoro che nasce sicuramente da una mente irripetibile come quella di Pierluigi Nervi, ma è comunque anche un insieme di forme minori che scaturiscono, no, da una certa esperienza, che vengono declinate. E queste sono opere che si trovano un po' in un limbo, no? Sono opere magari minori, nate da una consulenza, eseguite magari poi in maniera non del tutto fedele. Ce ne sono tanti di casi come questo, però nonostante tutto hanno un loro valore, un loro interesse grandissimo. Certo, il catalogo in senso complessivo è vastissimo ed è declinabile appunto in maniera più o meno precisa, dipende anche dal rigore che si vuole applicare, però è interessante Nervi proprio perché è una figura che ha un'influenza vastissima proprio sul progettare sul territorio
E quindi anche per questo di moltissimo interesse il fatto di poterlo far entrare nel patrimonio dell'UNESCO, perché avrebbe anche l'effetto di valorizzare tante altre architetture che magari ancora non sono state riconosciute per il loro valore. Grazie. Un'altra domanda è proprio specifica alla professoressa Chiorino, dice: sulla figura di Arcangeli e la sua influenza sulla formazione scientifica di Nervi. Domanda super precisa. Sì, Aldo Arcangeli collaborava con la Nervi e Bartoli ed è firmatario di una serie di brevetti depositati da Nervi. Su questo ci sono tutta una serie di lavori che sono un po' nati dal frutto del primo lavoro della mostra, perché ovviamente la mostra ha avuto anche poi un ritorno didattico importante, perché da allora sono nate N milioni di tesi di laurea e di dottorato su Pierluigi Nervi, quindi noi abbiamo un po' lanciato il sassolino e da allora la figura di Nervi è strastudiata. Adesso poi forse non abbiamo il tempo per andare nel dettaglio a specificare però potrei consigliare, non so, i libri di Alberto Bologna di sicuro, che ha pubblicato recentemente. Lui va molto a fuoco, che aveva lavorato appunto all'inizio sulla mostra con noi e poi si è specializzato prima sull'attività di Nervi negli Stati Uniti e poi ha scritto una monografia su Pierluigi Nervi, in cui appunto affronta la figura di Arcangeli e tutta la collaborazione per quanto riguarda la stesura dei brevetti. Allora, un'altra misto tra una domanda e una considerazione. Per il restauro e il riuso dello stadio di Firenze non si potrebbe costruire una struttura contemporanea integrata a quella di Nervi? Poi, per esempio, come stanno facendo per lo stadio di Madrid. Questo perché al 90% dei fatti, se lo stadio di Firenze venisse spostato, quello attuale resterebbe quasi del tutto inutilizzato, come già successo a Monaco in Germania per il Parco Olimpico del 72. In secondo piano, perché non è sostenibile un progetto del tutto nuovo. E in ultimo, ma primo piano, una questione filologica del restauro, intervento che va a completare l'esistente, lasciando visibili le nuove strutture con un nuovo linguaggio. Poi vado avanti. In Italia quest'ultimo aspetto viene sempre lasciato da parte, perché urbanisticamente e architettonicamente può essere più semplice da un punto di vista burocratico aprire nuove pratiche per interventi completamente nuovi, ma non possiamo permetterci di continuare a lavorare così. Dopo quello che stiamo passando, riuso e sostenibilità. Quindi questa è. Poi, un'altra, a Varese esistono edifici di archeologia industriale notevoli e avremo bisogno di maggior sensibilità e cultura progettuale. Su altre stanno lavorando su aree come Ermacchi, su altre aree sensibili con hangar significativi che potrebbe essere istituiti alla città. È fondamentale stabilire nuove funzioni compatibili con il livello di conservazione degli edifici. Chiedono se abbiamo un'idea di costo al metro quadro per interventi di riqualificazione rispetto al grado di conservazione. Penso che abbia già risposto prima Massimiliano Milana, esatto. Quindi poi dice: il copriferro è ridotto, adeguato alle strutture esistenti, è fondamentale capirlo per la sostenibilità degli interventi, anche questo ha già risposto Massimiliano. Quanto ha influito sull'intervento di restauro lo studio dei laberati di documenti d'archivio relativi al progetto originale di Pierluigi Nervi? Direi che anche questo. Tantissimo, tantissimo. Ma è questo proprio che dicevamo, scusami se intervengo, no, un aspetto, non ne ho parlato prima perché non sono andato troppo in dettaglio, però io credo che sia molto importante segnalare uno strumento che il piano di conservazione permette, anzi auspica che si realizzi in occasioni come sono quelle appunto di restauro di opere così importanti, è l'Heritage Beam, cioè realizzare un
un modello appunto però da un punto di vista della conservazione dell'edificio che permetta di racchiudere tutta una serie di informazioni che vengono dalle ricerche di archivio, dai rilievi appunto realizzati in fase preparatoria, che possano fornire a chi si affronta la progettazione del recupero di tutta una serie di informazioni che appunto Massimiliano è dovuto andare a trovare per propria iniziativa, però ecco, idealmente realizzare un bando, avendo già preparato prima un Heritage Beam che poi possa essere utilizzato dai vincitori del concorso, oppure anche proprio in fase di preparazione delle proposte di concorso, sicuramente sarebbe la cosa più bella se si riuscisse a realizzare sempre. La conoscenza della struttura e la sua storia e i materiali d'archivio sono imprescindibili per realizzare un restauro che veramente rispetti l'edificio nel vero senso del termine. Completamente. Per la sua manutenzione. Esatto. Per la manutenzione nel tempo, cioè un esempio in questo senso straordinario è il lavoro di restauro che è stato fatto sull'opera di Sydney, dove proprio è stato utilizzato l'Heritage Beam e si riesce ad oggi a ogni piccolo dettaglio conoscere tutta la storia alla realizzazione finale. Beh, è fondamentale la base storica della cultura. E non c'è progetto di restauro senza un'analisi d'archivio. Sinceramente è stato il punto di partenza del progetto e senza di quelli è davvero difficile fare un restauro fatto bene, perché in fase di analisi comunque quello che si va a verificare è che il progetto sia stato rispettato. Quindi si controlla anche che i documenti storici che si hanno in mano, si fanno le indagini, si controlla, ok, andiamo a vedere se davvero l'hanno realizzato così e punto per punto si va a verificare che il progetto coincida. Se coincide, a quel punto sappiamo che abbiamo una documentazione molto attendibile in mano e possiamo fidarci di quella durante la progettazione. Quindi è veramente importante. E anche la normativa del restauro richiede l'analisi storico-critica come relazione all'ingegnere strutturista, non all'architetto. È una cosa che a volte dall'ingegnere viene un pochino trascurata, ma non deve essere fatta perché è un documento estremamente importante. Assolutamente. Poi adesso c'è una chiusura un po' polemica, dice: come si spiega l'allontanamento neobarocco dell'architettura contemporanea dall'insegnamento funzionalista di questo grande maestro, avevamo già tutte le istanze per un'architettura davvero moderna, perché pienamente sincera. Non le pare che tappezzando tutti i giornali di Zadid e di altri si è avuto una connessione, un abominio di queste cose, di queste architetture, con le nuove architetture? Punto di domanda. Vabbè, questo... di tutti, voglio dire, al giorno d'oggi certamente per Zadid, che in realtà quando abbiamo inaugurato la mostra al Maxi affermò che per lei Nervi era il suo più grande insegnamento. Abbiamo qualche difficoltà a ritrovarla nelle sue opere, sinceramente, appunto la sincerità strutturale non si trova. Una sorta di contrapasso. Però ho commesso una bollina. Segue quella scuola lì invece, che segue proprio la scultura, la scuola di Nervi, senza andare a scomodare grandi archistar, ci sono esempi straordinari che negli ultimi anni forse è diventato ancora più attuale e se ne riscoprono. Dicono sotto di mura. La prossima settimana l'ultimissima è: sembra che vogliano cancellare i poteri delle soprintendenze e la cancellazione delle nostre radici. Cosa ne pensate voi? Ma io ho apprezzato moltissimo che la Presidente dell'Ordine abbia evocato l'articolo 9 della nostra Costituzione. È sicuramente un valore molto non solo fondante, e capisco anche forse a volte duro da rispettare perché richiede anche rinunce o così a interessi economici che forse a volte
vorrebbero avere la meglio, no? Però, come dice giustamente chi ha scritto questo intervento, sono le nostre radici, sono dei valori che sono, si trovano al di sopra di quelle che sono le contingenze di interessi economici momentanei, diciamo. Noi abbiamo anche un dovere, che è quello di trasmettere l'eredità culturale e storica del nostro paese alle generazioni che verranno, e questo è un valore assoluto da prendere con molta serietà, con molto rigore, e le sovrintendenze svolgono un ruolo straordinario in tal senso. È vero che c'è un progetto messo in atto sistematicamente nello screditare il ruolo delle sovrintendenze e appunto trovare sempre in loro i colpevoli se qualcosa non va o non si realizza o non va avanti, ma non sempre è così, non, anzi quasi mai è così. Fa molto comodo, certo, individuare nelle sovrintendenze così la causa di tutti i mali, ma ahimè non credo che sia questa la soluzione. Con le domande abbiamo terminato, direi che ringrazio ancora tutti, ringrazio Cristiana, Massimiliano, Elisabetta della vostra partecipazione. È stato un piacere. Grazie a voi. Grazie. Ringrazio tutti e ringrazio chi ci ha ascoltato, che veramente erano tantissimi e numerosi. Buona serata a tutti e in bocca al lupo per l'attività e tutte le bellissime attività che state portando avanti. Grazie, grazie. Buona serata. Grazie. Buonasera.